Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova video recensione con le applicazioni consigliate da Marcosbox per i vostri tablet e smartphone Android. Quest'oggi andremo a vedere un'applicazione da poche ore pubblicata nel Play Store di Google. Sto parlando di LibreOffice Viewer, un'applicazione che di sicuro i miei lettori conosceranno perché ve ne avevo parlato qualche mese fa. Non è altro che il visualizzatore di documenti sponsorizzato, meglio fatto realizzare dalla Document Foundation, quella che sviluppa LibreOffice, e appunto realizzata da Collabora per Android. L'applicazione è in grado di aprire i file in numerosi formati, o meglio quello che si prefigge, sia formati open che formati proprietari Microsoft, ed è soltanto, ribadisco, un visualizzatore, non un editor, che poi alla fine si sa, su uno smartphone non è che uno si mette a editare file, anche perché il display spesso non lo permette. Andiamo a vedere l'applicazione. Andiamo a vedere nel Play Store. Eccola qui. Come potete leggere, questa è la versione iniziale ed è marcata come beta, quindi eventuali bug sono tutti quanti da prendere con le pinze perché appunto non si sa quando verranno risolti, comunque ci sono e sono presenti, sappiatelo. Come vi dicevo, supporta l'apertura dei formati ODF. Supporta i file Office 2007, 2010, 2013, quelli con le X dopo il suffisso per intenderci, e Microsoft Office 97, 2000, XP e 2003. Qui trovate tutte quante le varie note, i credit e quant'altro. Andiamo a lanciare l'applicazione. Questa è la schermata principale dell'applicazione. Come potete vedere non c'è nulla. Questa visuale che avete non è altro che il vostro dispositivo Android, la memoria del vostro dispositivo Android. Cliccando qui in alto è possibile, diciamo, applicare un filtro visuale per selezionare soltanto i documenti, o meglio, far vedere soltanto i documenti, i file di calcolo, le presentazioni e quant'altro. Andiamo subito a vedere come si comporta nell'apertura dei file. Ho diversi file. Andiamo a aprire, per esempio, WebDT. Aspettiamo il caricamento. Aspettiamo ancora il caricamento, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Vi ho detto già aspettiamo? Ecco, come potete vedere, questo è il grande problema della versione beta, che attualmente è molto lenta. Il test lo sto facendo su un Nexus 4 con Android Lollipop, quindi non stiamo parlando di un telefono scarso, ma di uno che comunque è ancora potente. Una volta comunque aperto, potete vedere che anche in questo caso c'è qualche problemino nel rendering quando andiamo a fare lo zoom veloce, sweep swap. Ecco qua. Non renderizza subito. Ecco, per esempio qua, non renderizza affatto. Quindi attualmente non è proprio un fulmine di guerra. Andiamo adesso ad aprire un file XLS. Eccolo qua. Come potete vedere, l'applicazione è crashata miserabilmente. Proviamo nuovamente ad aprirlo. Prendiamo quest'altro, magari quello che ci stava antipatico. Attendiamo il caricamento. Attendiamo il caricamento. Attendiamo il caricamento. Attendiamo. Vi giuro che le apre. Prima ho fatto una prova con un file, lo apre. Poi vedrete come lo apre, però comunque lo apre. Attendiamo il caricamento. Ecco qui. Questo è un file XLS, è un semplice foglio di calcolo e giudicate voi il rendering, se come potete vedere non renderizza nulla. Cioè, è tutto sfocato. Anche se provate a zoomare, niente, guardate. Diciamo che non ci siamo proprio. Apriamo un file doc, il mio curriculum, attendiamo il caricamento, attendiamo, attendiamo invano perché non riesce ad aprirlo. Proviamo quest'altro file doc, attendiamo, 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 ce la possiamo fare, attendiamo un altro poco. Un minuto, 2 minuti, vediamo se riesce ad aprirlo. Eccolo qua, ce l'ha fatta.
Però, come potete vedere, ecco qui, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Lo sta caricando correttamente adesso. Il Fire Dock è riuscito bene o male ad aprirlo. Sì, è renderizzato bene. Sì, questo decisamente funziona. A parte questa parte in cui ha cannato di brutto, mancano dei. Vabbè, giudicate voi comunque il rendering se secondo voi è accettabile. Cioè, come vi ho detto prima, c'è comunque il beneficio del dubbio perché è un'applicazione giovane, è stata pubblicata adesso, questa versione beta, quindi comunque può migliorare, diciamo così, può soltanto migliorare, anche se io, francamente da un'applicazione marcata come beta e non alfa, mi aspettavo qualcosina di più. Anche in questo caso il Fire Dock viene aperto correttamente. Basta usare veloce anche il rendering. Vediamo un po', perché insomma facciamo un rendering dell'immagine che c'è in testa. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Fatto pezzettino, ce la fa. Vediamo questo altro file, no, questo è il file di prima, chiedo scusa. Ecco, proviamo l'XLSX che crasha miserabilmente, proviamo a aprire un'altra volta, se non si sa mai delle volte. Il programma ha un ripensamento, riesce a farlo. Attendiamo il caricamento. Vediamo un po'. Attendiamo. Avete da fare? Potete prepararvi un caffè nel frattempo. Ecco qua. Fallisce miserabilmente nell'apertura del file. Bene, comunque, come avete avuto modo di vedere, l'applicazione ha qualche problema. Non riesce ad aprire correttamente tutti i file. Alcuni doc sì, altri doc no. Ad esempio, quello del curriculum era un doc normale, semplice, semplice. Era l'ODT di prima convertito in formato doc che mi è servito per spedirlo a un signore. Quindi, come potete vedere, non lo apre nel formato doc, si blocca. Però la tabella delle derivate dell'integrale in formato doc l'ha aperta, con qualche errore di visualizzazione, ma l'ha aperta. I file XLS, i file di Excel, non l'ha renderizzato per nulla bene. Stesso discorso, anzi, discorso peggiore per quanto riguarda i file XLSX, quelli delle nuove versioni di Microsoft Office che fanno crashare miserabilmente il programma. L'ODT però l'ha aperto senza problemi, quindi almeno i file con i formati aperti funzionano correttamente. Andiamo a vedere se c'è qualche funzionalità. Visualizzazione lista, visualizzazione griglia, le informazioni sull'applicazione. Ho aperto il browser. Oh là là. Ecco. Diciamo che l'applicazione necessita di un lavoro costante. Speriamo che venga rapidamente perfezionata al fine di offrire un visualizzatore. Fatto come si deve per i file ODF e per i file Microsoft Office. Con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo alla prossima video recensione. Bye bye.